Ma dai, ma ragazzi, ma vi sembra il modo di buttare una gara così? E siamo sempre alle solite cose, io non mi devo sempre sfogare, sempre devo fare il video sfogo. Guardate, io preferirei non farli, preferirei sbagliarmi ogni tanto, ma non succede mai, capitano sempre le stesse cose. C'è la Ferrari che in qualche maniera deve sempre rovinare le gare. Per carità, adesso la Formula 1 è bella perché ci sono molte scuderie che comunque se la giocano, a parte ovviamente la Red Bull, che quelli là fanno un campionato a parte anche perché imbrogliano, ma questo ve lo dico in pochi perché ovviamente no, 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 la Red Bull vince perché merita e tutti a fare i lecchini. Una cosa che non sopporto, ma comunque nessuno dice la verità, le cose come stanno. Però, ragazzi, noi siamo la Ferrari, forse me lo siete anche dimenticati, ma uno va fuori, quell'altro una gara, sì, normale, solito, classico. Quando, prima della sosta, ragazzi, avevano intervistato di nuovo Vasseur, cosa ha detto lui? Noi ritorneremo a lottare per il mondiale, noi siamo in grado di farcela, noi siamo la Ferrari, noi lottiamo per il mondiale, bla 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 bla. Ma chi ci crede, ragazzi? Chi ci credeva? Soltanto i polli, ragazzi, perché chi ci crede a queste stupidate sono dei polli. E io non capisco perché non vogliamo ammettere che quest'anno non facciamo niente. E neanche i prossimi, perché io so com'è, ragazzi, ormai. Ma non voglio ripetere sempre le stesse cose perché. E purtroppo a noi è sempre il solito discorso. Chi ha fatto male 2 anni fa sono quasi gli stessi all'interno della scuderia della Ferrari, quindi faranno male finché ci saranno. Ma possono migliorare, possono non commettere più gli stessi errori, ma quando ne faranno sempre di più quelli. Ma ragazzi, ma ci dobbiamo svegliare. Poi non credete a quello che dice Vasseur. Quindi il problema, anche qua, come avevo detto in passato, non è Binotto. Perché il problema, ragazzi, se fosse stato Binotto adesso, com'è questa storia? Ma Binotto ci raccontava bugie, e adesso Vasseur che ci sta dicendo, ragazzi? O che non sanno neanche loro, si aspettano di tornare e essere competitivi, e dopo può anche essere, ma che dopo non capiscono come mai non riescono a sviluppare per andare più forti. Questo l'ha detto anche Toto Wolff, che in alcune gare ci possono essere alcuni che migliorano le prestazioni, non si sa come, ma attenzione, anche lui ha detto in alcune gare. Attenzione, io invece vi dico la Ferrari, non in alcune, sempre facciamo schifo, per non dire altro, ragazzi. Quindi qua c'è qualcosa che non va dal fondo. Questo è vergognoso. Poi è stato bello il Gran Premio, per carità, non in quanto i sorpassi, perché comunque in Olanda qua si fa fatica a sorpassare, però diciamo c'è stato insomma il tempo che non ci ha lasciato in pace neanche un secondo per fortuna, quindi cambio gomme entro uno, entro l'altro, quindi tutto un casino e quindi questo ha reso tutto più bello, no? Diciamo, mi aspettavo qualcosina in più della McLaren, posso dirvi poi. La Williams sta facendo bene, Sergeant, occhio che stenta sempre, quindi potrebbe essere che dal prossimo anno ritorni Mick Schumacher al suo posto e speriamo che la Williams torni competitiva, ma con la fortuna che ha Schumacher, quando torna la Williams retrocede come nelle passate stagioni a fare cosa? A lottare per l'ultimo posto. Vabbè, detto quello, ragazzi, ma è stato colpa dell'ala, si sono sfiorati, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, i meccanici là, io posso riassumere la gara della Ferrari e soprattutto di Leclerc con questi 3 secondi, anzi, facciamo 10, dai. Ovvero che nei pit stop non puoi permetterti di perdere 13 secondi perché le gomme sono in ritardo. Cioè, ma ci svegliamo? Ma siamo sempre peggio qua? E poi mi venite a dire, ma l'errore era successo l'anno scorso, adesso non li faranno più questi errori. E quest'anno tutti a dire, wow, che cambiamento, meccanici bravi, bravi, bravi che ragazzi, bravi cosa, che anche fanno un errore dopo l'altro. Poi Leclerc non si trova bene, ma sì, ma e dopo? Cioè, ma ci vengono a raccontare stupidate e io ormai, guardate, non accetto questa roba, ormai è da tempo, mi passa la voglia di seguire la Ferrari, perché non è possibile che una scuderia ci racconti frottole dalla mattina alla sera.
Perché posso capire una volta che applichi delle migliorie e poi magicamente non ti ritrovi a essere più competitivo. Ma non puoi dire sempre lotteremo per il mondiale, lottiamo per il mondiale, manca poco, ci siamo, dopo fai queste figuracce, fai queste prestazioni indecenti. Indecenti. E che tra l'altro la vettura non mi puoi dire che c'è, ma a parte Red Bull è grazie che puoi vincere. Però, diciamo, a parte loro, comunque noi non. Cioè, è impossibile che vinciamo una gara. Anche se non ci fosse la Red Bull, non vinceremo mai una gara. Perché? Perché abbiamo degli incompetenti. Abbiamo dei meccanici scarsi. Abbiamo Vasseur, che ormai non sa neanche lui quello che dice. Abbiamo dei piloti che, ragazzi, cioè, ne combinano una dietro all'altra. Io ormai non salvo più nessuno. Adesso, guardate, c'è Monza. Mi auguro che riescano a far bene e mi aspetto almeno là il podio. Sarà difficile. Comunque, complimenti a Gasly in questa gara che ci ha sorpreso. È stato anche un po' favorizzato dalle strategie, dal tempo, ma anche vedete, le strategie hanno fatto la differenza. E perché a noi no? Perché, ragazzi, le strategie chi le fa a noi? Ah no, le strategie non le fa nessuno di competente. Le strategie no, se le fanno con i piedi. Purtroppo non è possibile andare avanti così. Poi in casa di Verstappen vince il solito Verstappen, quindi complimenti a lui. Si vede che è un fenomeno anche perché in qualifica aveva fatto più di un secondo, mi sembra, da Perez, quindi è incredibile. In qualifica, tra l'altro, quindi complimenti. Mi aspettavo un po' di più dalla McLaren. Ricciardo, purtroppo mi sarebbe piaciuto vederlo. Speriamo riesca a correre a Monza, per chi non lo sapesse, che si è fratturato il polso. Ma comunque, ragazzi, vedremo. Tsunoda sta facendo il suo, l'altro ovviamente non lo conoscevo, non ha fatto neanche benissimo, ma tutto sommato la prima prestazione in griglia ci può anche stare. In teoria non si ha grandi aspettative, era giusto là per tappare il buco nell'Alfa Tauri. E dopo, ecco, Alonso ritorna invece. Alonso ha fatto una grandissima gara, lo possiamo dire, ragazzi. L'Aston Martin sta riprendendo quota, al contrario della McLaren che sta un po' ritornando indietro. Poi vedremo, perché qua noi vediamo che attualmente, secondo me, anche a Monza la Red Bull è più avanti di tutti. Poi però la Ferrari, la Mercedes, la McLaren, l'Aston Martin, la Williams, secondo me, un po' dopo. Comunque ci sono almeno 4-5 scuderie che se la giocano. Quindi questo è il bello della Formula 1 di quest'anno, di come volevano migliorare la Formula 1, ce la stanno facendo. E ecco, siamo contenti così, più spettacolo. Tanto la Ferrari ormai qua, se non ci godiamo un po' la Formula 1 per com'è, se dobbiamo guardarla solo per seguire la Ferrari. Cioè, ogni video sarebbe tutto uguale, soliti sfoghi, come ormai devo fare anche con la Lazio, che vedrete se non è così anche già stasera. Detto questo, ragazzi, io termino qua questo video, vi saluto, vi ringrazio, in alto nelle schede video precedenti, sotto in descrizione link per seguirmi su Instagram, degli altri video canali YouTube, di Twitch, da Macacomune è tutto, arrivederci, sempre forza, Ferrari.